Allora, no, la giornata di oggi è andata bene, stiamo monitorando la situazione. Stamattina gli ingressi scaglionati dei primi giorni hanno un po' aiutato, ma in ogni caso sia l'azienda SETA che l'agenzia della mobilità erano sul posto. Sono stati attivati alcuni bis, soprattutto a Sant'Ilario e a Cadelbosco, ma in realtà anche sull'urbano la situazione era tranquilla. Abbiamo monitorato, anch'io sono venuta personalmente su alcune delle fermate più grandi, ad esempio qui siamo a Giovanni Paolo II, ma anche alla Zucchi. Il personale di servizio di SETA è stato presente sia stamattina che oggi al ritorno, cercando di sollecitare gli studenti a mantenere sempre la mascherina indossata, e devo dire che gli studenti hanno reagito molto bene e la situazione è molto ordinata, quindi direi che la prima giornata è andata bene e ci serve anche per prendere un po' le misure rispetto all'affluenza, alla richiesta, alla domanda degli studenti sugli autobus e in generale degli utenti, quindi sicuramente nei prossimi giorni continueremo a lavorare, a monitorare la situazione. Cercheremo di capire adesso qual è stata l'affluenza reale, e immaginiamo che effettivamente la domanda sia stata più bassa, quindi rispetto che molti abbiano preferito altri mezzi. Adesso sull'urbano anche c'è ancora bella stagione, per cui io mi auspico e credo che molti abbiano scelto anche la bicicletta, ad esempio, di spostarsi in altro modo. In ogni caso, se dovessero esserci dei problemi o comunque degli assembramenti come negli anni passati, tant'è che le linee più critiche sono proprio quelle maggiormente monitorate, è proprio lì che si va a intervenire con un servizio aggiuntivo, proprio per evitare che si creino le situazioni del passato.